oltre 300 bambini delle scuole materne ed elementari di Andria, Ceciliano, La Chiassa, Giovi e Tregozzano nel Baby Villaggio, costruito ed animato proprio da loro. Vorremmo mettere insieme tutte le associazioni, il terzo settore, le parrocchie e le scuole, perché crediamo che intorno a un piano ambientale si possa fare comunità e associazionismo e tutte cose. Una domenica sul torrente Chiassa, il più importante affluente dell'Arno nel territorio aretino. Dopo aver costruito le capanne, dopo aver fatto l'orto per sopravvivere, adesso ci serve la cosa artistica. Qui i piccoli si sono trasformati in costruttori, artisti e contadini per sperimentare come si può e si deve vivere sul fiume con il fiume. Vuole rideterminare, sottolineare qual è l'importanza, il rispetto che dobbiamo avere dei corsi d'acqua, che è una risorsa della quale però dobbiamo anche temerla. Questi progetti servono per educare. Una giornata di attività, laboratori, spettacoli ed un rinfrescante bagno di gruppo finale. Io credo che sia una parte importante dell'educazione dei nostri figli, proprio far conoscere il territorio, farlo vivere, soprattutto perché solo in questo modo riusciranno poi a rispettarlo. Il Baby River Day è stato l'evento conclusivo del progetto Scuola di Fiume. È importante secondo me che tutti quanti collaboriamo per il raggiungimento di un unico obiettivo, che è quello della formazione dei ragazzi, e educarli al rispetto dell'ambiente, educarli alla conoscenza consapevole del territorio, ed è per questo che stiamo qui.